direttamente da Parigi, sono arrivato qui in Parma per assistere a questa premiazione del dottor Urbano Cairo, perché per me è un'icona il dottor Urbano Cairo, è un personaggio assolutamente positivo e nella sua vita ha fatto solamente del bene. Infatti ha risanato una squadra che a me è tanto cara, è tanto cara, e grazie a lui abbiamo una squadra che è all'onore del mondo. È una bellissima giornata, il teatro stupendo, Parma è una città dalla storia infinita e sono felice di essere qui. Mi chiamo Oscar Bertrand Medavi e sono un concertista di pianoforte. E vi saluto tutti e buon Natale. Il Premio Internazionale Sport Civiltà, organizzato dall'Unione Nazionale Federale dello Sport di Parma, ha raggiunto la 43esima edizione, una lunga storia che è diventata quasi una favola. Un attimo di spazio. Grazie. Ha detto stampa che fa la calcio femminile. Ne posso approfittare per fare due domande, già che ci siamo? Aspetta, è che... Dopo mi devi un caffè. Va bene, non un aceto. Se fai da butta fuori e se mi stai dietro di... Se riesci a starmi dietro di una spanna. Perfetto, ottimo, grazie. Io mi sposto. No, stai che mi fai... Esatto. Allora, grazie ai buoni uffici di Mandelli, di Parma Partecipazioni Calcistiche, abbiamo la possibilità di scambiare due chiacchiere con Milena Bertolini prima della premiazione di questo premio Sport Civiltà, con questo premio di benemerenza sportiva. Insomma, per il calcio femminile ha fatto tanto e quindi il premio è naturale. Questo è un premio bellissimo, è importantissimo e credo anche che sia... Il calcio femminile fa molto rima con sport civiltà, proprio con il nome di questo premio. Ci sono dei valori che si cerca di trasmettere e di andare a contaminare un po' anche il calcio maschile. Lo dico già da un po', credo che il calcio femminile possa dare tanto al calcio maschile, perché è quello che si vede quando si fa una partita di calcio, ragazzi, si vede un gioco, si vede il centro del gioco, si vede il centro. Un premio che lei dimostra di meritare non solo per quello che è stato fatto sul campo, ma anche per l'impegno, direi, civile, no? Nel trasportare in ogni occasione il verbo di un calcio positivo che è il calcio rosa. Sappiamo che sarà presto, lunedì prossimo, se non sbaglio, fare una nuova conferenza. In precedenza avevamo avuto modo di documentare, tra l'altro anche in diretta, un suo intervento dalle sue parti. Insomma, l'impegno forse maggiore addirittura fuori dal campo che non sul rettangolo verde. Per far conoscere questo strumento,
Grazie mille, grazie anche della disponibilità per queste due chiacchiere che abbiamo fatto adesso prima del premio. A dopo. Solo un istante, quindi insomma, per tutti coloro che ci hanno seguito in diretta arriva finalmente la chicca, arriva quello che stavamo aspettando, il premio Sport Civiltà per Emanuele Dotto su Stadio Tardini. Insomma, abbiamo detto che in questo cognome ci stanno tante qualità umane e quindi mai premio fu così azzeccato. Io ringrazio la città di Parma, che è una delle città più belle, direi, del mondo, perché è capitale in tutti i sensi, della cultura, della musica, della gastronomia, della pittura, della letteratura. Questo pensare a Stendhal, che mi ha ambientato con il suo colossale romanzo La Certosa di Parma. Un premio interessante, intellettuale, insomma, a quel tempo, che bisogna accomodare, credo di aver chiuso il ciclo dopo 40.000 anni di attività, un anno e mezzo al giornale di Montanelli, 39 anni di attività. Grazie a Marco. Ma che sei il primo premiato. Quindi, dopo come lo riporti? Sì, grazie. Ciao. Televisione a Emanuele Dotto. Simona. Tartuini, vicepresidente Fondazione Monte Parma, qui pronto per raggiungerci e per consegnare il premio radio e televisione proprio ad Emanuele Dotto, questo giornalista straordinario dalla simpatia innata. Sono genovese, un banchiere che mi premia, non a mancare.
posso garantirvi che è la cosa dell'anno. Va bene. Di riprendersi subito e di rivederlo magari qui a Parma, Corrado. Allora, Corrado ritira il premio per conto di Tito Stagno. Ancora, premio Ercole Negri, i familiari di Ercole Negri, Loris Ventura di Fideura, ma tutto Loris Ventura di Fideura. Eccolo qua. Corrado, Tito si è detto molto felice. Forse tu a ritirarlo. Tu sei Tito Stagno in questo momento. Ci dirai se ha toccato o se non ha toccato. Immagino che tu lo faccia volentieri questa parte. Grazie.
presidente ad Alessandro Benetton. Il premio ad Alessandro Benetton, e allora lo abbiamo nominato e ora è il momento di averlo qui, Vittorio Adorni, presidente della giuria. Allora, Alessandro Benetton, bocca al lupo per il mondiale Cortina 2022 e naturalmente per l'aspetto parla di me, per tutti che sono anche per la grande avventura di thank you.